Allora, oggi sono con il mio amico Enzo Avolio. Ciao, beh, ma guarda che bello proprio rincontrarci dopo che ci siamo visti tante volte. Dove? Noi non ci siamo mai, diciamo, incrociati su lo stesso palco a recitare. No, no. Però c'è un palcoscenico. Però l'abbiamo condiviso. Però c'è un palcoscenico. Un piccolo salotto di Pulcinella. Il nostro amico Enzo De Vivo. Che salutiamo subito. Che salutiamo, ciao Enzo. Senti, allora parto subito con una domanda. Qual è stato il primo spettacolo che hai fatto lì al Salotto? Il primo spettacolo che ho fatto al Salotto è stato Contaminapoli, Contaminazioni Napoletane, perché io sono napoletano ovviamente. Certamente. Di nascita, di origine, di famiglia. Infatti voglio dire una cosa, tu sei l'ennesimo artista napoletano. Artista, che parola vive grossa. Qui a Roma. No, dai, che vive qui a Roma, che viene però da Napoli. Ora potrei farti 2000 domande che io faccio sempre a tutti gli amici miei napoletani, però insomma poi le risposte sono sempre quelle, ma non perché, voglio dire, non perché siano banali, ma sono risposte che sono sempre legate al vostro amore per Napoli, e quindi do per scontato, insomma, approfitto degli artisti che ci sono stati prima di te, dico vabbè, con loro ho parlato di questo, con te voglio parlare di altre cose. Sì. Allora prima ti ho chiesto qual è stato il primo spettacolo che hai fatto lì, ma adesso ti faccio una domanda importantissima: quale sarà il prossimo? Il prossimo ci sto pensando, però siccome ho vissuto questo periodo di quarantena come un incubo, ho pensato proprio di chiamarlo Incubo Napoletano. Incubo Napoletano. Incubo Napoletano. Perché spesso si affollano nella mia mente vari spettri, no? Da Edoardo De Filippo a Totò a Viviani, si affollano nella mente, e allora qualche volta io cerco anche di dargli un volto moderno di oggi, no? Chissà che cosa penserebbe oggi un Totò o un Edoardo di questa situazione, però loro hanno vissuto tempi. Beh, difatti io dico sempre una cosa, qui magari un po' mi ripeto, quando mi capita di parlare con artisti un po' più giovani, no? Che dicono certo, però voi avete vissuto dei grandi artisti, chissà perché non nascono più quegli artisti. Io dico sempre una cosa, dimmi se sei d'accordo, loro hanno vissuto il dopoguerra. Sì. E le difficoltà sviluppano la fantasia. Ma qualcuno anche la guerra, lo stesso Totò, Edoardo. No, io parlo nel momento in cui hanno sviluppato la loro arte, loro, ma loro hanno proprio vissuto la guerra. Hanno messo a profitto tutto quello che hanno fatto come esperienza durante la guerra. E quindi poi la fantasia gli ha fatto sviluppare. Ma io credo, per esempio, i miei genitori che sono napoletani doc, credo che abbiano vissuto moltissimo questa napoletanità proprio della guerra, perché erano piccoli, mia nonna soprattutto. Per esempio, ecco, tu hai per esempio un racconto, non so, che riguarda magari tuo padre, tua madre, tua nonna, insomma qualcuno che ha a che fare. Io sono cresciuto con la mia nonna, la mamma di mamma. Quindi ecco, non sbagliavo questa cosa, perché mi pare che una volta parlando mi dicessi sì, mi ha cresciuto mia nonna, che era una donna molto ignorante. Se uno le domandava: nonna, ma tu che scuola hai fatto? Lei rispondeva: a meningite. No, ma era vero, era un fatto vero comunque. Lei aveva fatto a 5 anni sta malattia e ne aveva fatto l'alibi della sua esistenza. Per cui tutto le era concesso, qualunque cosa. Era molto legata a Napoli, c'era un attaccamento morboso con Napoli, tant'è vero che è stata lei ad insegnarmi le canzoni napoletane. Io ero piccolo e diceva sempre: senti Riccelia, non per cantare canzoni napoletane ci vuole una lira di voce e 1000 lire di coro. Io ho fatto tesoro di questa cosa, tant'è vero che non sono un cantante, però con un fil di voce. E lei una volta, siccome mio padre fu trasferito a San Giorgio a Cremano, lei la prese proprio come una cosa tipo emigranti, sembravamo emigranti, tant'è vero che una canzone alla quale sono molto legato, perdonami, non è che suono la chitarra, no, ma invece in maniera, invece cioè, voglio proprio sono autodidatta, invece voglio lei proprio che mi fai sentire mi canticchiava questa canzone che forse conosceranno in tanti, che perché si sentiva un emigrante vero e proprio, invece si sentì pure a me mira. Parte nei bastimenti per terra assai lontana, canta a bordo e su napoletano, canta a vostra mente, io volfo già scompare, e allora mi esumare un po' in aula, ci fa vedere Santa Lucia lontana te, quanta malinconia. Se giro con sana, se va a cercare fortuna, ma quando sponda luna, lontana Napoli, non si può stare. Beh, allora ti confesso una cosa. Io questa canzone ho avuto il piacere, non da napoletano, ma comunque da italiano,
di cantarla a New York, guarda, ho la pelle d'oca, non puoi capire che anch'io cosa mi emoziono possa, un po' quando che cosa canto si possa provare cantarla davanti a degli emigranti che ancora con gente che ha fatto i soldi, che c'ha i figli che parlano oramai americano, ma che quando tu gli parli di Napoli ancora gli si... E quando tu, io quando ho cantato questa canzone mi è successa una festa a Brooklyn, beh, io penso che avevo la pelle d'oca in testa. Ma adesso quindi io mi sto un po' emozionando perché ricordo di mia nonna, mi emoziona perché mi ha cresciuto. Certo. Ma nonna, quando io decisi di venire a Roma, mi fece una domanda, mi disse: vai a Roma? Come a Roma? Così lontano? Io nonno, guarda che Roma sta a 200 km, ma là te capiscono. Bellissimo. Senti, cioè, però a questo punto, allora, intanto devo dirti una cosa, e proprio ce l'ho qui. Io ho fatto 3 mesi da trasmettitore a San Giorgio a Cremano. Beh, a San Giorgio a Cremano dove c'era, cioè, anche Massimo Troisi. Dove è nato Massimo, grande Massimo Troisi. Senti, allora invece ascolta una cosa, io sono rimasto. Noi non conoscendoci molto bene, come magari mi è capitato con altri colleghi con i quali abbiamo fatto tournée, li conosco da 30 anni, quindi insomma... Possiamo rimediare a questo, No, però mi sono andato un po' a documentare e ho scoperto su YouTube una cosa, che tu hai scritto una canzone dedicata a Roma. Però aspetta, prima di parlare della canzone, che adesso io proprio cercherò con la chitarra, l'ho sentita solo una volta, cercherò comunque di accompagnarti un attimo, perché mi ha colpito, facciamo un pezzettino, però la cosa che mi ha colpito, oltre alla bellezza del brano, e fra l'altro fai anche complimenti al maestro che ti ha accompagnato al piano, perché ti ha accompagnato, Antonio Savatino, possiamo citare, ti ha accompagnato in maniera veramente stupenda, ma io ho letto praticamente quello che tu hai scritto sotto e mi hanno colpito due cose, due tre cose. Una, vabbè, il fatto appunto insomma che tu quasi ti volevi quasi scusare di aver scritto una canzone dedicata a Roma da napoletano, però poi hai scritto una cosa molto bella, a parte il fatto di aver messo che è buona la prima un po' sulla stessa, non hai scritto proprio buona la prima, però insomma ha lo stesso sapore che ha il motto di questa mia, di questo mio format, che io dico sempre buona la prima. Tu hai detto non ho curato la parte tecnica, e quindi questa è un'altra cosa della quale da artista vero ti dico che hai fatto bene, perché poi, come diceva tua nonna, non vale soltanto per le canzoni napoletane, il cuore per me poi vale, sì, per carità, la tecnica, tutto quello studio, quello che ti pare, però poi serve quello. E la terza cosa è stata che tu comunque mi ha molto commosso il fatto che tu abbia dedicato questa canzone dicendo ai tuoi 3 figli, che tra l'altro si chiamano, non ho memorizzato il nome, Eleonora, Riccardo e Alessia. E quindi tu hai voluto dedicare questa canzone a una città che tu ami perché ti ha accolto da 30 anni, sì, ma perché probabilmente sui documenti dei tuoi figli... Adesso 40, scusami Sandro, adesso sono 40. Ah, tutto 40. Ma presumo che sui documenti dei tuoi figli ci sia scritto nati a Roma. Nati a Roma. Ecco, quindi mi ha colpito questa cosa qui. Ora senti, adesso faremo una piccola cosa. Tu mi devi perdonare se sbaglierò qualche cosa, ma l'ho fatto. Figurati, tu perdona me per il romano, perché io tranquillo, non so. Però accenniamola questa canzone che si intitola Se sgrinfia Roma. E che per poco non la stava per cantare, lo vuoi dire o non lo vuoi dire? Ma io l'ho proposta a Gigi Proietti, poi anche a Lando Fiorini. Lando Fiorini l'avrebbe cantata, però ha detto sono già pieno nel mio CD, però poverino poi dopo non c'era più. E, anzi, mi ha lasciato un bel ricordo. E io ho scritto una bella canzone. Mi ha scritto da bene. E Gigi ad un certo punto mi disse bellissima, ma io su certe note non arrivo. Che poi devo dirti la verità, non... Ma sai come, ti dico com'è nata questa canzone, perché il titolo Se sgrinfia Roma, che nasce da... Se sgrinfia, manco i romani lo usano. Ma lo usa Gigi Proietti. Esatto. Perché non c'era... è molto dato, però è proprio romano, se perché sgrinfia. Perché noi stavamo in teatro a fare Stregato dalla Luna e ci aspettavano sempre fuori 3 ragazze che lui chiamava le 3 sgrinfie, che erano 3 ammiratrici sue. Ad un certo punto io dico, Gigi, ma se sgrinfia, che vuol dire? E lui fa... Beh, non è una cosa che significa un fatto... Se sgrinfia un po' fia... Insomma, una sveglia, una un po' fia di una ballerina. Insomma, questo voleva fia dire... Fia della mignotto, lo dico oh, io. Oh, allora, dai. Beh... Lo dico io, dai. Volevo essere corretto, politically correct. No, voglio dire... Roma, no, perché questa cosa è un po' come Roma, no? Perché Roma è un po' fia di una ballerina, nel senso che ti è ruffiana, ti accattiva con le sue bellezze, con le sue cose, quindi... Ho pensato che Se sgrinfia fosse il titolo più giusto per questa canzone. Allora guarda, io provo ad accennartela, proviamo, vediamo cosa succede. Se sono sprecati fiumi per parole,
suo universo e rime in quantità, ma il cuore mio non trova l'espressione per dir bene che voglio questa città. Chi arriva qui ritrova il suo sorriso, chi parte il cuore suo qui lascerà, perché esiste l'assanno del paradiso, è meglio al mondo, ma che vai a cercare? Sei bella Roma, e te lo voglio dire, con la semplicità m'hai fatto innamorare. Sei sgrinfia Roma, e te lo voglio cantare, ho voce e libertà, piuttosto bene mio. Non trovo altro da dire, le solite parole, amore mio, ma so sincero sai, non c'è altro da dire, e amore per davvero. Ci fermiamo qui però, poi continuerebbe la canzone, ma ci fermiamo qui. Va bene, bellissima. Grazie, grazie. Ed è, insomma, fa un certo effetto pensare che la... Mi emoziono sempre un po' quando le canto queste canzoni, perché... miseria, sarebbe, non so, sì. Non emozionarsi non sarebbe vero, invece, insomma, credo che l'arte abbia bisogno sempre di verità, e quindi io... Sì, perché io ci metto sempre un po' emozione. Veramente del cuore quando scrivo qualcosa, compongo qualcosa. Senti, io, tu sai, questi incontri sono molto brevi ma intensi, perché comunque oramai abbiamo deciso di fare questo format in questa maniera, e anche tu, come tutti gli artisti, avresti tante cose da raccontarmi, però io ti chiedo subito una cosa. Veniamo da un momento difficile, lo sappiamo tutti quanti, dimmi qualcosa di positivo, ho bisogno di sentirlo dire, anche perché credo che veniamo appunto da un momento in cui è importantissimo dare positività anche a chi ci ascolta, insomma. Io dico questo, da artista, ecco. La cosa positiva della nostra professione, a volte anche bistrattata, maltrattata dalla politica, trascurata, la cosa bella è che al di là di ogni fine la nostra arte sopravvive. E questa è la cosa più bella. Beh, io ti ringrazio, Enzo. Io spero, insomma, presto che riusciremo a rivederci al Salotto di Pulcinella. Speriamo presto. Magari, chi lo sa, a settembre magari il nostro amico Enzo De Vivo rifà il cartellone e ci... Credo ci che stia già lavorando per sì, questo. Sì, speriamo, infatti, che penso, si possa fare. E dai, ci incontreremo lì. Io intanto ti ringrazio. Mi dispiace essere così breve, però... Grazie a te, grazie a te. Grazie di cuore, e ci vediamo presto. È stato emozionante ed è stato un vero piacere. Un saluto a tutti. Grazie, Enzo. Grazie a te. Grazie.